Ma poi c'è stata una cosa che abbiamo saputo successivamente. Il capo dell'ANICA, che si chiamava Cianfarani, era il presidente dell'ANICA, l'associazione che rappresenta l'industria, tutti i comparti dell'industria cinematografica, fu al presidente dell'ANICA, chissà perché, non a me che ero il produttore, fu richiesta una copia del film. Fu richiesta dai magistrati, non sappiamo quali magistrati, perché volevano capire che cosa c'era dentro. Per capire che cosa era successo con questo lancio straordinario che si era fatto dal punto di vista pubblicitario, non finché poi però diventò invisibile, perché 30 sale, a Roma la peggiore di tutte, tenne il film, cioè una di quelle sale di periferia, ma non ci so dire, era previsto il Barberini e poi invece siamo finiti non so dove. All'estero è andato benissimo, invece ha vinto un sacco di premi, al Festival di Montreal ha vinto per l'attrice, la Gravina, ha vinto lei per il miglior film, il premio del pubblico, votavano migliaia di persone, abbiamo avuto un applauso di 10 minuti alla proiezione del mattino a Montreal, e ha vinto dei premi poi dalla stampa estera, ma mai gli italiani. C'è stata una sorta, tra l'altro, di situazione singolare. È vero, i magistrati chiesero di visionare il film, lo chiesero all'industria del cinema, poi non so cosa è successo. Ma ci fu un intervento di un ex ministro degli esteri che si era identificato nel personaggio che protegge il traffico d'armi quando si fa riferimento a un uomo di governo. Non farò il nome perché becco una querela perché è ancora vivo, ma sappiamo di chi si tratta. Ma quello che fece scattare l'indagine fu proprio la scena che tu citavi prima dell'intervista che i giornalisti fanno alla moglie del magistrato, a Carla Aldrovandi, e lei dice è lo Stato, un pezzo di Stato che ha contribuito, un pezzo di Stato deviato che ha contribuito, è il mandante del... Chiudo rapidissimamente questa cronistoria del... Il film ebbe un clamoroso insuccesso commerciale, ma fu distrutto dal principe della critica italiana, di cui non farò il nome. È lo stesso che ha massacrato il film Brutti Sporchi e Cattivi di Ettore Scola, cominciando dicendo questo film è un film fascista, a Scola, a Brutti Sporchi e Cattivi, che è uno dei film più straordinari, esattamente all'opposto. E questo critico scrisse che questo film era un film su commissioni, il più brutto film che fosse mai stato fatto, e ci si stupiva che a farlo fosse stata una regista tedesca che si viene a impicciare dei fatti italiani. Margarete leggeva tutti i giorni i giornali italiani, viveva da anni in Italia, seguiva la politica italiana come aveva seguito sempre la politica tedesca. Ci fu anche questa specie, fu un fatto isolato, questo famoso fatto, che contribuì a... Questo è vivo e morto. È vivo, è vegeto e colpisce ancora. Magari. Sì, ma adesso viene di raccontarmi questo del critico che io non mi ricordo per niente. Perfetto, questa è la vendetta migliore. Cosa hai detto? Ha detto che non se lo ricorda, quindi è la di questo migliore. Critico non mi ricordo. Beh, ma... non te l'ho fatta leggere. Ah, per quello mi voleva proteggere, ma io sono così abituato ad avere brutte critiche in tutti, soprattutto nel mio paese. Con Anni di Piombo non era così che tutti mi hanno lodato, no?